Mio nome è Gianfranco Pisano, mi ha presentato anche troppo magistralmente l'amico Giorgio, del quale io ho un grande rispetto e un grande affetto. E anche un grande rispetto, un grande affetto anche per la sostanza, il cell food che lui porta avanti con grande passione e con grande entusiasmo. Ma ho un grande affetto e un grande rispetto non come medico, ma come paziente. Qualcuno, forse collegato in questo momento, si ricorderà 4-5 anni fa, quando c'era la scuola di alta formazione alla Spezia, che proprio tra la prima e seconda sessione delle mie lezioni ebbe la sfortuna di incorrere in una patologia anche molto grave, che era la polmonite. Non da coronavirus, fortunatamente, ma da legionella, che comunque sia è una bella roba, insomma, perché tre bei focolaioni polmonari mi impedivano una corretta respirazione. Bene, grazie ai medici di Arezzo, ai miei colleghi di Arezzo che sono intervenuti in maniera tempestiva, ne sono uscito rapidamente, ma la cosa più bella è che io nel giro di una settimana, grazie al Cellfood, e da quel momento gliene sono grato, ho riacquistato totalmente la mia funzione. Ora, non vuole essere uno sviolinamento. Comunque sia, detto questo, fatta questa premessa, io volevo parlare di osteoporosi, però nel parlare di osteoporosi io la voglio affrontare in una maniera un po' particolare, perché io amo veramente la biochimica, amo veramente gli elementi che portano da un punto all'altro di una situazione, dall'eziologia alla patogenesi, al danno che viene fatto, perché tutti questi passaggi poi mi permettono di poter spiegare il perché succedono certe cose. Però io, come prima diapositiva, normalmente, mando, eccola qui, ecco, mando avanti questa storia, questa vecchia storia della tiotimulina risublimata. Che cos'è la tiotimulina risublimata? Scusa, scusa Gianfranco, dovresti mandare avanti, ecco, bravo, così, così. Sì. Esatto, la tiotimulina risublimata. Che cos'è la tiotimulina risublimata? È la più grossa fake news scientifica dove hanno abboccato centinaia di ricercatori, fatta dal grande scrittore di fantascienza Isaac Asimov. Perché questo? Perché tuttora, purtroppo tuttora, anche senza rendersi conto che i tempi sono cambiati, tuttora i miei colleghi, tanti miei colleghi, considerano la nutraceutica come la tiotimolina risublimata, cioè dire una bischerata, un termine da noi in Toscana piuttosto, non nemmeno troppo spinto, un termine piuttosto banale. E contiene una grande stupidaggine, una grande stupidaggine. Però io metto insieme queste due cose, dalla proprietà della tiotimulina risublimata, cioè dire una fake news di un articolo che fu fatto da Isaac Asimov con tanto di bella bibliografia, per cui per anni i ricercatori sono andati a cercare quella bibliografia di questa molecola che al solo pensiero dell'acqua si scioglieva. Che al solo pensiero dell'acqua si scioglieva.
siamo arrivati al 2015 quando una ricercatrice cinese, Yu Yutu, studiando una pianta, ha tirato fuori da questa pianta una molecola che era l'artemisina, ma non è che l'ha sintetizzata, era già dentro questa pianta, quindi l'ha selezionata e ne ha studiato le proprietà antimalariche. Proprietà antimalariche che con persone che io ho contattato nel tempo in alcuni paesi africani già loro conoscevano ed applicavano e ritenevano migliori di tante altre molecole di sintesi. Quindi per questa importante attività antimalarica di questo nutraceutico, perché di nutraceutico si deve parlare, questa ricercatrice cinese ha vinto il premio Nobel. Quindi non mi venite a raccontare che la nutraceutica stupidaggine. È una stupidaggine solo se ci metti dentro 500 molecole, perché nessuno raggiunge il dosaggio terapeutico. Bene, veniamo in medias res, vediamo al discorso dell'osteoporosi. L'osteoporosi tutti quanti ne sentiamo parlare, ma probabilmente tutti quanti sappiamo che l'osteoporosi viene definita come quella patologia delle ossa o quel fattore di rischio a livello osseo che si verifica quando il T-score è a meno 2,5. Il T-score è un dato statistico che si ricava, ma si ricava dalla MOC radiologica, dalla DEXA. Senza però raccontare in giro, e quasi nessuno lo fa, che la maggioranza delle fratture da fragilità avviene in soggetti che non sono nell'ambito dell'osteoporosi, cioè dire che il cui T-score non è, è superiore a meno 2,5. Lo scollamento dalla media è tra 1 e 2 e 5, quindi sono in ambito osteopenico, di osteopenia. E difatti ho portato queste famosissime, ormai per gli addetti ai lavori sono strastufi forse di vederle, però questo qui mi indica, soprattutto in questa immagine qui, dove noi vediamo il numero delle donne con frattura e vediamo che questo numero delle donne con frattura è enormemente superiore tra quelle che avevano un T-score tra meno 1 e meno 2, addirittura se sommiamo 1, 2 e 3, non so se riuscite a vedere il puntatore, se sommiamo 1, 2 e 3 abbiamo dei valori molto molto superiori a quello che non delle fratture delle donne che avevano un T-score superiore, peggiore, chiamiamolo così, peggiore perché è un valore negativo, quindi superiore o inferiore, dopo si confonde, un T-score peggiore di meno 2,5. Bene. Purtroppo, come diceva l'amico Giorgio, l'osteoporosi, le fratture da osteoporosi e l'osteoporosi in generale è molto sottovalutata. È molto sottovalutata perché se noi andiamo a vedere i dati statistici presenti, noi vediamo che abbiamo una quantità di fratture da osteoporosi che influiscono su una marea di persone molto più numerose che non quelle che sono legate ad un attacco cardiaco, ad uno stroke cerebrale, un tumore della mammella. Questi sono dati italiani. Per parlare di soldi, parliamo anche di soldi, noi vediamo che il costo totale stimato di tutte le 150.000 nuove fratture vertebrali, inclusi ricoveri e gli interventi, è di 300 milioni di euro all'anno. Roba, I costi indiretti per le fratture di femore che sono stati calcolati, quindi già passati, quindi già spesi, tra il 2000 e il 2010, quindi in anni ormai che si può calcolare la spesa, sono stati di circa 8,5 miliardi di euro, quanto la finanziaria. Ok? Quindi purtroppo questa sottovalutazione ha comportato che si facesse pochissima prevenzione.
pochissima. Tant'è vero che ad oggi, grazie a quelle che sono le linee guida e le, soprattutto le note, della, le note del Ministero della Sanità, la famosa, famigerata nota 79, non si può fare, non si può fare una MOC se non sono passati i 65 anni, ovvero si chiudono le stalle quando i buoi sono scappati, perché andremo un po' a vedere alcune statistiche, sia nelle donne che negli uomini, possiamo vedere che la prevalenza dell'osteopenia e dell'osteoporosi nella popolazione femminile in Italia, nella popolazione maschile, vediamo che tra i 40 e i 49 anni, quasi un 40% di donne di gentil sesso ha osteopenia, e noi abbiamo visto prima che la maggior parte delle fratture avviene a soggetti osteopenici. Quindi nel giorno d'oggi non è più come quando mi sono laureato io nel 1974, che una persona di 30 anni era già quasi vecchia, di 40 anni era ormai al di là, vecchiotta. Bene, no, oggi abbiamo, grazie al cielo, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista fisico e dal punto di vista biologico, che la qualità della vita è talmente migliorata che noi possiamo considerare giovani, socialmente attive, persone dell'età fino a 65-66, a secondo di come si sono volute bene, di come si sono mantenute, 60-65 anni. E fino a quell'età da essere considerate realmente, realmente giovani. Questo studio è uno studio fatto tra i medici di medicina generale anni addietro, che ha appunto dato una dimostrazione della diffusione di questo problema. Prevenzione, bene, prevenzione, parliamo bene di prevenzione. Noi vediamo che il rischio relativo di una seconda frattura in un soggetto che ha già avuto una frattura vertebrale è altissimo, anche se hanno una massa ossea abbastanza elevata, media elevata, non soltanto, ovviamente, maggiormente di quelli che ce l'hanno bassa, ma non soltanto tra di loro. Il rischio relativo aumenta dopo la seconda frattura, diventa molto superiore, dopo la terza ancora superiore. Chiaramente questo è abbastanza evidente, perché una frattura vertebrale porta alla cosiddetta cuneizzazione della vertebra, la quale prende una forma a cuneo, più o meno in questa maniera, per cui i carichi da quella che era in precedenza così, per cui i carichi chiaramente si alterano, e alterandosi questi carichi diventa sempre più possibile una nuova frattura. Perché io ho detto che si chiudono le stalle quando i buoi sono ormai scappati? Perché noi in base agli anni di età, una modificazione della massa ossea nel corso della vita. Noi abbiamo il raggiungimento di un picco intorno ai 20-21 anni, una fase di stabilità, di stadio stabile, che va dai 20 ai 40 anni circa. Chiaramente poi ci sono le eccezioni. Io ho avuto delle pazienti di 36 anni con l'osteoporosi in base a casualità oppure a patologie concomitanti. Ma poi dai 40 anni in poi, sia nei maschi che nelle femmine, abbiamo un lento declino che, tuttavia, nelle donne diventa improvvisamente più rapido nel periodo della menopausa, per poi riprendere il lento declino precedente. L'uomo ha un picco di massa ossea superiore per tanti motivi, probabilmente anche per motivi di tipo sociale, perché
quando sono stati fatti questi studi, l'uomo era quello che aveva un'attività fisica più intensa rispetto a una donna che occupava attività lavorative meno intense dal punto di vista dell'incremento della forza di gravità, che infatti man mano che si incrementa la forza di gravità il nostro osso si irrobustisce, tant'è vero che gli astronauti perdono circa l'1,5% di massa ossea ogni mese di stazionamento nella stazione spaziale. Quindi noi abbiamo questo bisogno di questa attività ad alto impatto che portano ad un incremento di forza di gravità, di attività di forza di gravità che poi stimola la formazione dell'osso. Questo è il grafico del T-score, per farvi capire che cos'è il T-score. Il T-score è una campana in questa maniera, nella quale campana noi abbiamo qui la fase centrale dove c'è il 67-70% della popolazione, e man mano che ci si allontana da questa campana, e non è soltanto il T-score, non è soltanto per l'osteoporosi, è un dato statistico che serve per tutto. Quindi vediamo che la popolazione si riduce a questi valori. Comunque sia, abbiamo sempre un buon 30%, se noi facciamo la sottrazione, un 30% della popolazione che si scosta da quello che è considerato la normalità, che poi normalità discutiamo e ne parleremo fra un attimo anche di questo. Quello che mi interessa però anche far vedere è questo qui, cioè la storia clinica delle fratture vertebrali. Io nel mio lavoro, io mi occupo quasi esclusivamente di osteoporosi, nel mio lavoro io trovo tantissime persone che occasionalmente si ritrovano delle fratture vertebrali senza nemmeno saperlo. Se noi facciamo 100 le fratture vertebrali di più o meno dimensione, cioè dire, noi possiamo avere, vediamo se riesco a fare un disegnino, allora, ecco qui, noi possiamo avere fratture vertebrali, no, questo qui, vediamo il colore, scusatemi un secondo, colore della penna, me lo dà nero, ovviamente non c'è. Noi possiamo avere fratture vertebrali in cui la vertebra, come ho detto, prende una forma così, oppure cedimenti vertebrali in cui c'è una forma di lente, quindi questi qui sono quelli meno evidenti, perché quando c'è il collasso vertebrale, qui in genere continua, e per cui c'è questa formazione e c'è dolore e uno se ne accorge. Però, ritornando al discorso, noi abbiamo un 40%, abbiamo un 40% di fratture diagnosticate e un 60% di persone che non lo sanno, e di questo 40% non 10% va in, ma soprattutto la cosa incredibile è che molte di queste qui vengono imbustate, come dico io, gli viene messo un busto, oltretutto riduce la forza dei muscoli paravertebrali e quindi riduce la capacità di tensione, gli viene messo un busto e poi non fanno nessuna cura. Ma che cos'è che porta alla resistenza di un osso? Abbiamo una parte minerale, stiffness, è la capacità di resistere alle deformazioni, è una parte legata alla deformazione elastica. Una è legata alla quantità di calcio, in realtà alla parte minerale che noi abbiamo, ma tantissimo non viene considerata questa parte qui che è legata alle fibre collagene. Andiamo avanti rapidamente perché se no non riesco a parlare delle altre cose che mi interessano. La minore resistenza ai carichi è data quindi
o da un deficit di parte minerale normalmente documentato dalla DEXA, per cui abbiamo delle DEXA disastrose, quindi meno 3, meno 4, meno 4 e mezzo, addirittura meno 5 ho visto, eccetera, eccetera. E queste qui io le definisco osteoporosi ad alto turnover, cioè dire quando c'è un grande riassorbimento, però c'è una bella parte, quelle che poi vanno a fratturarsi, che possono essere considerate come delle collagenopatie carenziali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il problema è legato ad una scarsità o di numero, o di resistenza, o di qualità delle fibre collagene. Saltiamo la diagnosi di osteoporosi, perché forse interessa un pochettino meno, però quello che io volevo evidenziare era il discorso della qualità dell'osso. Stanno cominciando a uscire fuori delle metodologie per le quali la qualità dell'osso può essere misurata. Una è il Trabecular Bone Score, che non tutte le macchine della DEXA hanno, ma che è un software che viene inserito dentro. L'altro sono la mineralometria, la MOC ad ultrasuoni, con un macchinario che è stato prodotto, inventato al CNR di Lecce, che è l'Ecolite. Un altro è il cosiddetto BEST test, che è stato inventato da un ingegnere strutturalista che ha trasportato quello che erano gli esami che faceva sul cemento armato, l'ha trasportato con le dovute ovviamente modificazioni nell'osso, per cui riesce a individuare la qualità dell'osso. Il vostro medico, il vostro specialista sicuramente saprà individuare quelli che sono gli elementi da poter analizzare, però un elemento che è fondamentale, che secondo me fanno veramente pochi, è il CTX o il peptide C-terminale del collagene tipo 1, che è praticamente la spazzatura dell'osso, cioè dire quando l'osso viene eroso produce questo scarto di collagene che viene misurato da questo CTX, che secondo me è fondamentale, anche perché questo CTX che cosa fa? Mi dice se è alto, se è una osteoporosi ad elevato turnover. Ricordiamoci che poi in mezzo ci sta tutto, tra collagenopatia carenziale e osteoporosi ad elevato turnover ci sono tutte le forme miste, però questo qui ci dice che cosa? Se c'è un elevato turnover, cioè un elevato riassorbimento dell'osso, e che quindi questo qui mi può indirizzare verso un certo tipo di terapia. In realtà questo tipo di terapia è quella che si avvale maggiormente nelle terapie farmacologiche attualmente in uso, tipo i bifosfonati, tipo il denosumab, eccetera. Ma se però per caso questo è basso, io ho il CTX, abbiamo un CTX basso, no? CTX basso. Io ho un CTX basso, ma ho lo stesso una frattura vertebrale, ho lo stesso dei problemi a livello vertebrale, ho una osteoporosi con un CTX basso. Questo che cosa mi vuol dire? Mi vuol dire che non c'è collagene e lì non ci sono medicine che agiscono. C'è la teriparatina, per carità, adesso è uscito fuori il romosozumab, però anche l'ultimo farmaco uscito, questo romosozumab, a tante di quelle controindicazioni che si può fare solo per un anno. Quindi è proprio su questo che io posso agire con i nutraceutici, che hanno dimostrato delle grandi azioni sulla rigenerazione proprio a livello del collagene, come per esempio il silicio. Il silicio è una sostanza, il silicio colloidale, il silicio organico, è una sostanza che spinge, si vedrà, poi vi darò anche delle dimostrazioni di tipo biochimico, perché tanto è inutile girarsi intorno, perché ci saranno sicuramente delle persone che diranno no, io non ci credo bene, io ve lo dimostro proprio tutta la cascata biochimica che porta dall'assunzione del silicio alla formazione dell'osso. Quindi questi un altro esame che mi può dare una bella indicazione della ricostruzione è il procollagene, cioè dire quando io riformo
nuovamente il collagene, per attivarlo devo staccare un pezzettino, tipo un pezzettino di scotch che mi chiude un buco dove si vanno ad infilare dove si vanno a infilare delle giunzioni. Ecco, io lo posso misurare e questo è il propeptide C-terminale è il peptide che viene lasciato fuori, il propeptide, e che mi dà l'indicazione della ricostruzione. Questo qui, onestamente, lo fanno in pochissimi ospedali, per cui io purtroppo ormai ci ho perso la speranza di vedermelo fare. Un'altra cosa che però in questo momento è fondamentale, perché è fondamentale, perché vedrete che ci sono delle cose importanti. Agiscono inibendo gli osteoblasti, che sono le cellule di ricostruzione dell'osso, agiscono inibendo con inibizione, quindi disattivano alcune molecole tipo l'interleuchina 1, l'interleuchina 6, il tumor necrosis factor alfa, ma anche l'interleuchina 17. Ora, l'interleuchina 6 è tristemente famosa in questi momenti perché è quella attraverso la quale il Covid-19 determina un grande processo infiammatorio che poi sfocia o nella polmonite. Adesso bisognerà discuterne, perché qualcuno dice che sfocia nella polmonite interstiziale, altri dicono che non è vero che è una polmonite interstiziale, la diagnosi radiologica è differente da quella anatomopatologica, cioè da quella che hanno fatto poi le autopsie, perché sembrerebbe che si tratti di una microtrombosi vascolare disseminata che poi comporta l'impossibilità del polmone di respirare, con tutte le conseguenze. Ed è questa interleuchina 6 sulla quale, tra l'altro, adesso non voglio entrare in questi argomenti perché non esulano dal discorso dell'osteoporosi, ma sulla quale agisce anche, ma guarda là, sia la vitamina C che la vitamina D. Infatti hanno trovato che vi è un ruolo protettivo della vitamina D da questo, oltre che sull'osteoporosi, anche sulle infezioni da Covid-21. Perché? Perché la vitamina D è un immunostimolatore, come lo è d'altronde anche, inutile negarselo, il deutrosulfazine. Usiamo il nome chimico perché così non abbiamo nemici che ci sparano alle spalle, ma in realtà sarebbe il Cherfood. C'è scritto deutrosulfazime, i lavori sono fatti sul deutrosulfazime, che sono dei modulatori immunologici. Come si crea l'osso? Questo è uno schema riassuntivo. Noi abbiamo l'osso, abbiamo delle cellule che sono gli osteoblasti, abbiamo delle cellule che sono gli osteoclasti. L'osteoclasta riassorbe l'osso, l'osteoblasta lo ricostruisce. C'è un equilibrio che viene attraverso un feedback negativo, che è la produzione di Rankl da parte degli osteoblasti, che stimola gli osteoclasti, e poi però vengono bloccati con l'osteoproteinuria, che praticamente nasconde questo attivatore degli osteoclasti. Però, per farla più semplice, comunque abbiamo un balletto di molecole che vanno poi ad andare dove? Ad un genere nel bersaglio. Questo VNT viene bloccato da una molecola che si chiama sclerostina. Perché lo dico? Perché dopo so che è uscito fuori un farmaco che si chiama romosozumab. Bene, il romosozumab agisce sull'anti-VNT, che sarebbe la sclerostina, che poi sarebbe questo gene qui. E quindi permetterebbe una maggior formazione di osso, però è molto molto
diffuso questa sclerostina, per cui proprio per questo motivo non si può fare per più di un anno. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un circuito a feedback del metabolismo osseo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'osteoblasto e l'osteocita sono quelli che comandano e comandano sia la formazione sia il riassorbimento, perché il nostro osso, e dovrebbe esserci la diapositiva successiva, attraverso queste basiche multicellular unit, queste unità multicellulari di base, si riassorbe e si ricostruisce in maniera costante, con un periodo che è grosso modo che dura grosso modo una sessantina di giorni, e che rinnova il nostro osso. Ogni 10 anni abbiamo un osso nuovo al 10% l'anno, poi c'è un osso più maggiormente rapido, che si rinnova al 20%, un osso meno rapido che si rinnova al 10% e basta. Poi abbiamo una mineralizzazione. Una volta che è stato formato questo collagene, ricordiamoci, questo collagene, abbiamo la mineralizzazione, che abbiamo una mineralizzazione primaria che avviene grosso modo in 3 mesi e una secondaria che avviene nel corso del tempo, praticamente quando è completata è già l'ora di ripartire un'altra volta. Possiamo andare avanti, io ritorno su questa diapositiva, che mi ricorda che ci sono delle citochine infiammatorie, l'interleuchina 1, la 6, la 17, il tumor necrosis factor alfa, sono delle citochine infiammatorie che comportano la inibizione degli osteoblasti. Tant'è vero che adesso sta emergendo una specialità, una sottospecialità dell'osteoporologia, che è la osteoimmunologia, cioè dire quella che studia i rapporti tra il sistema immunitario e l'osteoporosi. Perché questo? Perché noi vediamo che le cellule di riassorbimento osseo, che sono gli osteoclasti, vengono stimolate da alcune interleuchine, la 1, la 6, la 17, come dicevo, dal tumor necrosis factor alfa e da questo macrophage colony stimulating factor, che sono tutte molecole che stimolano gli osteoblasti. Ma entriamo in un altro campo. Fino adesso si è sempre pensato che l'osteoporosi fosse legata a una patogenesi di tipo ormonale. Nel 2010 c'è stato un lavoro di Paola Garza fantastico, un lavoro bellissimo, nella quale veniva cambiato il paradigma dell'osteoporosi da estrogeno centrica a ossidativa ed aging centrica, cioè dire invecchiamento legato anche all'osteoporosi. Perché? Perché la maggior parte delle specie reattive dell'ossigeno vengono prodotte durante la normale respirazione dalle cellulari nei mitocondri. Questa respirazione è normale, la produzione di queste specie reattive dell'ossigeno è normale, perché deve contrastare virus, batteri, eccetera, eccetera, e comporta l'accumulo di queste specie reattive dell'ossigeno durante la normale respirazione.
Quando però i nostri sistemi di rimozione di queste specie di ossigeno, una volta erano i radicali liberi che ne fanno parte, una volta erano conosciuti maggiormente con questo nome, questi radicali liberi, per cui chiamiamoli in questa maniera, si accumulano e non vengono eliminati con i nostri sistemi antiossidanti. Che cosa succede? Succede che abbiamo quello che viene chiamato lo stress ossidativo. Stress ossidativo che è l'eccesso di specie reattive dell'ossigeno che si ha quando c'è questa rimozione. Quindi noi abbiamo un grande bisogno di cosa? Di antiossidanti. Ma che cosa succede quando c'è quando questo eccesso di specie reattive dell'ossigeno? Sono i radicali liberi, ma anche altre cose, sottraggono molecole, sottraggono elettroni ad altre specie viventi per poter sopravvivere, per potersi annullare, per potersi. Ma a che cosa li sottraggono? Li sottraggono agli enzimi che servono per i processi biochimici, li sottraggono alle proteine che fanno parte della struttura di tante nostre sostanze, al DNA, come diceva giustamente Giorgio Terziani, alla membrana cellulare, e adesso alla membrana cellulare mi interessa, perché se io faccio un danno alla membrana cellulare, poi vediamo quello che succede. Qualsiasi sia il danno, sia esterno che interno, mi va a sbilanciare il rapporto, un eccesso di specie di ossigeno, mi va a sbilanciare l'equilibrio tra il creare e il togliere, il creare e il togliere. E questa cosa mi comporta? Mi comporta una alterazione della membrana cellulare, mi comporta un danno dei mitocondri, quindi questi mitocondri funzioneranno peggio e produrranno ulteriormente altre specie attive dell'ossigeno, porteranno un danno del citoscheletro, mi porteranno tra l'altro ad una alterazione della struttura proteica che non sarà più possibile digerire all'interno della cellula e quindi si accumulerà nella cellula facendo un danno, e mi porterà a un'alterazione dell'espressione genetica, quindi la teoria mitocondriale dell'invecchiamento ormai è abbastanza datata, per cui è matura, anche se poco purtroppo considerata. Come vi ho fatto vedere prima, se io ho un danno a livello del mitocondrio, questo mitocondrio produrrà ulteriori specie attive dell'ossigeno, che però andranno praticamente una cascata del danneggiamento. E io nell'osso giovane, ho una buona dose di antiossidanti, per cui avrò ormoni sessuali alti, glucocorticoidi endogeni bassi, che è un'altra delle motivazioni. Per esempio, ecco, un'altra cosa che non viene mai misurata quando si fa un esame per un soggetto con l'osteoporosi è il cortisolo. Il cortisolo endogeno è importante, perché il cortisolo è come se tu pigliassi il cortisone da fuori, che sappiamo tutti quanti benissimo che fa male all'osso. Bene. Avremo una perossidazione lipidica bassa, avremo dei fattori di crescita alti. Ma se noi andiamo a vedere un osso di una certa età, aged bone, abbiamo steroidi sessuali bassi, glucocorticoidi endogeni alti, che tra l'altro è una cosa che vorrei sottolineare ora. Con questa segregazione forzata che noi abbiamo, si stanno alzando per forza, riducendo enormemente, a mio modesto avviso, la nostra capacità di risposta immunitaria. Perché? Perché lo stress psicologico, prima Giorgio Terziani aveva fatto cenno alla neuropsico-endocrino-immunologia, cioè dire il nostro asse psicologico, passando attraverso brevemente l'ipofisi,
scendendo verso il nostro sistema immunitario, viene danneggiato da alterazioni psichiche. Comunque sia, nel passare degli anni abbiamo questi problemi di mitocondri danneggiati che non vengono più eliminati, non riescono più a essere eliminati, si accumulano, continuano a produrre come una ruota impazzita nuove specie reattive dell'ossigeno, per cui si entra in un circolo vizioso che porta allo sbilanciamento totale della quantità delle specie reattive dell'ossigeno, sbilanciamento totale che porta allo stress ossidativo. Questo qui ricorda un pochettino quello che ho detto, un po' lo schema, non ha importanza se la NOx è esterna o interna, noi abbiamo questo eccesso di ROS, come ho detto, questa mancata eliminazione dei mitocondri danneggiati o delle proteine danneggiate, e che comporta poi questo circolo vizioso. Anche questo è un riassunto: età, autofagocitosi, accumulo di mitocondri danneggiati, incremento dei ROS, sbilanciamento del rimodellamento osseo, osteoporosi. Ecco, quindi proprio in maniera molto semplicistica, tratto da un lavoro del 2013, quindi si conosce bene. Perché io vi ho fatto vedere prima quell'immagine in cui c'era il danneggiamento della membrana? Perché se io danneggio la membrana, questo meccanismo che mi porta questa sostanza dentro la membrana nucleare, questa membrana nucleare, come vedete, che mi porta dentro la membrana nucleare, io non ce l'ho più, perché questi piccoli fori vengono alterati da questa alterazione della membrana, per cui io non riesco più, vedete, ecco, questo l'ho disegnato in maniera differente, no? Questa è la membrana plasmatica, ma anche la membrana nucleare. Che cosa succede? Succede che mentre prima questi pallidi trovavano il loro buco al punto giusto, questo recettore LRP5 e LRP6, che tra l'altro sono due recettori che sono importanti e che sono a causa, una delle cause genetiche dell'osteoporosi, l'alterazione di questi recettori, ma se io li posso, io li altero anche attraverso uno stress ossidativo, un eccesso di stress ossidativo, perché altero la membrana, alterato la membrana, questi qui cambiano la loro posizione, per cui queste molecole, la molecola VNT non trova più il buchino dove potersi collocare, non dà inizio a tutta quella catena di segnalazione intracellulare che poi comporta l'attivazione del gene bersaglio, dove l'attivazione del gene bersaglio mi porta alla formazione delle proteine e delle sostanze che mi costituiscono lo nuovo osso, e quindi si altera. Ma non solo questo, lo stress ossidativo mi porta attraverso dei meccanismi di tipo biochimico, che comunemente possono essere descritti anche, però sono una cosa un pochettino più da addetti ai lavori che comunque io sono disponibilissimo a discutere, che però comportano che cosa? Da una parte un blocco, il mancato blocco della sopravvivenza degli osteoclasti maturi, che continuano a funzionare, ad erodere l'osso, cioè non vengono disattivati perché non abbiamo più le molecole che le possono disattivare, da una parte, e dall'altra non abbiamo più la creazione delle molecole che poi ricostruiscono l'osso. Quindi abbiamo uno sbilanciamento, e questo qui è osteoporosi, è questo che porta all'osteoporosi. L'osteoporosi quindi è legata fondamentalmente a questo stress ossidativo, il danno di alterato segnale e quindi di sbilanciamento del metabolismo osseo.
Guardate, questo riassume un pochettino tutto. Lo stress ossidativo, dalle cellule mesenchimali che poi portano al precursore degli osteoblasti, ai dalle cellule mesenchimali che portano poi al precursore degli osteoblasti, che portano attraverso i fattori di maturazione degli osteoblasti maturi, che sono quelli che creano l'osso nuovo, questo stress ossidativo blocca tutto, ci mette un bel lucchetto e di qua non si va avanti, non si va avanti qua, se per caso qualcosa va avanti, non si va avanti di qua. Lo stress ossidativo agisce sia a questo livello della maturazione, sia a livello della prima maturazione che di maturazione successiva, ma invece al contrario si apre tutto quanto il percorso dai macrofagi che vengono, dai macrofagi circolanti che vengono trasformati in precursori degli osteoclasti che vengono ulteriormente trasformati in osteoclasti attivati che poi vanno a erodere l'osso. Un altro elemento importante un altro elemento importante del metabolismo osseo è che dello stress ossidativo che bisogna cercare in tutti i modi di limitare è la creazione di proteine alterate. Perché la creazione di proteine alterate che cosa porta? Porta innanzitutto all'attivazione di fattori del NFKB che è un attivatore della produzione di interleuchine. Produzione di interleuchine 6, 1, 6 e TNF-alfa alfa, che sono fattori di infiammazione, ma non solo che sono fattori di infiammazione, che portano a loro volta allo stress ossidativo, che portano a loro volta alla riduzione della formazione di nuovo osso. Andiamo avanti. Allora, okay. Si è bloccato. Perché è successo? Che è successo? Non lo so, ora vediamo che cosa è successo. No, esci e rientra. Forse. Eccoci qua. No, ho fatto tutto, ho risolto tutto. Ok. Ma si vede nero. Queste qui le possiamo tralasciare. Si vede tutto nero. Gianfranco? Scusate un attimo. Gianfranco, vediamo tutto nero. Allora, scusate un secondo che esco dalla presentazione e ci rientro. I stop share. Allora, metti annotazione a penna, ok. Allora, ritorniamo, PowerPoint, elimina. Allora, siamo arrivati, andiamo a questa. Ok, partiamo con la presentazione. Ok. Devi condividerla, eh? Share. Sì. Share, sì. Ok, ma dicevo, non lo so perché era saltata questa immagine, che però mi interessa molto far vedere, perché questo è un osteocita, cioè dire una cellula che è già immagazzinata dentro l'osso, che ha tanti alberelli, tanti filamenti. Deve ancora arrivare, non la vediamo. Ecco, ora sì, vai, ora sì. Inizia adesso. Inizia ora? Perfetto. Sì. Vedete tutte le immagini, sia del micro osso rotto, sì, anche? Sì, tutto a posto, Tutto a posto. Allora, questa è l'immagine di un osteocita, cioè di una cellula che ha già fatto il suo ciclo, che è arrivata a essere immagazzinata nell'osso. Questo osteocita che cosa sente attraverso questi filamenti? Le piccole fratture
e dà inizio a quello che è il rimaneggiamento. Ma se io attraverso questo danneggiamento di queste molecole che mi danneggiano a loro volta le fibre di collagene, ho tante di queste piccole fratture, parte una quantità di rimaneggiamento eccessiva. Okay. Passando da quella che è la teoria a quella che sono i fatti, vi è una marea di lavori epidemiologici associano l'infiammazione metabolica, lo stress ossidativo, i markers dello stress ossidativo con la comorbidità, per esempio l'assunzione di antiossidanti attraverso nutrienti antiossidanti attraverso l'alimentazione, con le fratture, una riduzione delle fratture da osteoporosi. Tanti altri lavori che mi confermano, per chi fosse scettico, perché purtroppo bisogna combattere con lo scetticismo di quella che è diciamo la medicina che ho studiato io 45 anni fa la medicina aveva soltanto questa visione anche se sono laureati molto dopo continuano ad avere soltanto questa visione e quindi mantengono questo scetticismo. Bene, allora io questo scetticismo lo trasformo in relazione biochimica e relazione epidemiologica, cioè parlo come parlano loro, e questi sono i lavori che ci confermano questa associazione tra lo stress ossidativo e i danni a livello osseo. Addirittura questo, vi ricordate, vi parlavo del CTX, no? Vi parlavo del CTX, scusate un attimo, ecco, pennarello. Ecco qua, vi parlavo del CTX, questo qui è quello del danneggiamento osseo e del assorbimento osseo, questo qui prende in esame delle donne in menopausa e attraverso questo esame fa vedere che quelle che erano più sotto stress ossidativo erano quelle che avevano una maggior riassorbimento osseo. Questo è l'esame di un altro marker dello stress ossidativo che conferma la stessa cosa. Io continuo a farvele vedere, ve lo dico, se volete vedere io ho tutta la bibliografia a disposizione. Addirittura, vabbè, questo qui, lo stress ossidativo va a determinare, è stato dimostrato determinare anche danni di tipo neurovegetativo, che però io porto per far vedere il danno che può provocare, ma che in realtà con l'osteoporosi diciamo entrano e non entrano. Si entra nel campo dell'invecchiamento. Perché? Perché si è detto teoria mitocondriale dell'invecchiamento, ma che cos'è che porta all'invecchiamento? Tutti quanti vorremmo rimanere giovani. Abbiamo un aspetto molecolare, un aspetto di fisiopatologia e guardate, questo qui è un lavoro scientifico della società geriatrica americana, nella quale si dice che cos'è che porta l'invecchiamento: lo stress ossidativo, l'impoverimento mitocondriale, l'accorciamento dei telometri, i danni del DNA. L'unica cosa che mi ha detto Giorgio Terziani è l'invecchiamento cellulare, ma era sottinteso a queste cose che lui aveva già citato. Questo aspetto molecolare è in realtà comandato da che cosa? Dalla variabilità genetica, ma non solo, dalle malattie infiammatorie, che c'è un do a te e tu dai a me, do una spinta a te e tu dai una spinta a me, fino a che non si fa cazzotti si casca tutti e due per terra, che poi portano a quell'alterazione neuroendocrina di cui si era parlato. Guardate, è tutto collegato. L'alterazione neuroendocrina che porta a che cosa? L'infiammazione, e anche questa infiammazione
anche questa infiammazione comincia a dare una spinta a te, una spinta a me, una spinta a te, una spinta a me, fino a che non porta alla caduta attraverso c'è un'intromissione attraverso la famigerata interleuchina 6 che porta a sarcopenia, che vuol dire muscolo che ormai se n'è andato, nel senso si è perso, anoressia, mancanza di appetito, una funzione immunitaria alterata, un'alterata resistenza agli zuccheri e osteopenia e poi osteoporosi. Quindi ritroviamo che cosa? Ritroviamo questa interleuchina 6, che sembra essere un po' un playmaker di tutto quello che è il nostro star male, non tutto, ma insomma una buona parte. E che cosa comporta? Comporta ad uno a questa bilancia che non è più a bilancia, ma che è sbilanciata, dove abbiamo un eccesso di osteoclasti attivati rispetto agli osteoblasti attivati. Quindi noi che cosa possiamo avere? O un eccesso vero, per cui abbiamo un elevato turnover, come dicevo prima, oppure un eccesso relativo, per cui abbiamo pochi osteoblasti, quindi poco collagene, quindi collagenopatia carenziale, osteoporosi ad alto turnover, osteoporosi da collagenopatia carenziale. E queste qui comportano, in base a come ho fatto vedere, a quello che può essere considerato, secondo me, la nuova teoria documentata, non è che me la sono inventata stanotte, la nuova teoria documentata dell'oxy inflammaging della teoria dell'osteoporosi. La causa dovuta alla ossidazione, allo stress ossidativo e all'infiammazione. Stress ossidativo e infiammazione, vedremo dopo si sviluppa anche a causa dello stress ossidativo, della ipossigenazione, ma non come ha detto bene Giorgio Terziani, se io mi metto il pulso ossimetro, eccolo qua, mi metto il pulso ossimetro che in questi giorni usa la grande, pulso ossimetro al dito, io ho 98, ma questo vuol dire che è nel sangue periferico, non è a livello cellulare, non è a livello del mezzo intercellulare, quindi cellulare. Perché? Perché adesso, grazie al cielo, ci sono stati questi tre tipi che hanno vinto il premio Nobel. Però io voglio dire una cosa. Allora, 2015, YouTube vince il premio Nobel su un nutraceutico. Questi tre, manco mi ricordo come si chiamano, scusatemi, però... il più importante è Semenza. Semenza, perfetto. Semenza e altri ricercatori hanno dimostrato l'importanza, ma non dell'ipossigenazione a livello del sangue periferico, alla ipossigenazione micro-environmental, cioè allora mi sono un po' impappinato, cioè nel microambiente, quella che è importante, non quella che l'ossigenazione a livello del PO2, anche se questa è importantissima, ma è quella a livello del microambiente. È stata dimostrata e hanno vinto il premio Nobel. Però sembra che noi, se non si parli di medicine, che io capisco anche perché un nutraceutico non si può alla fine brevettare, soprattutto quelli che sono molecole che arrivano dalle piante, oppure non può essere diciamo commercializzato a livello con tanti di quei diciamo ritorni economici come una sostanza di sintesi necessita, porta. Però se non è di quelli lì,
Va bene, ha vinto il premio Nobel, grazie, complimenti, arrivederci, mi stai anche simpatico, ci sarà qualcuno che mette la tua bella fotografia in qualche congresso, però non ce ne frega niente di quel che hai detto e andiamo avanti con... Quindi sono loro che hanno parlato e hanno vinto il premio Nobel di un qualche cosa che, scusatevi, a un recente convegno... Io ho anche fatto una battuta a Milano, quando ancora si poteva andare a Milano quando ancora si potevano fare i convegni, dicevo guardate che io e altre persone, tra cui in primis fondamentalmente, riconosco un grande merito, Giorgio Terzani, ne parlavamo ma da anni, non da... da quando, perché loro hanno raccolto tutti i dati della letteratura scientifica e hanno portato, l'hanno portata alla dimostrazione finale per cui hanno vinto il premio Nobel. Quindi che cosa abbiamo da commentare? Che bisogna dire che l'osteoporosi primitiva e molte di quelle secondarie sono hypoxy, oxy, inflammaging, correlate con l'ipossia, lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica di basso livello. Cioè dire queste tre cose, l'ipossia microambientale, che poi comporta un microambiente acido, e qui si apre tutto un altro discorso del quale mi ci voglio entrare, perché se no ci stiamo altre 24 ore. Quindi l'ambiente ipossico, microambiente ipossico, lo stress ossidativo e l'infiammazione di basso livello, inflammazione cronica di basso livello, sono tutte cose che interagiscono tra di loro e, per quello che mi interessa, portano all'osteoporosi, ma non solo all'osteoporosi, parliamoci chiaro, sono causa di tante altre malattie, di tipo degenerativo, che hanno una causa comune, che è in questa epoxy, oxy, inflammaging, correlated patogenicità. Quindi è questa quella che comporta, ma voi lo sapete che nel periodo, allora, apro una rapidissima parentesi, poi mi sparerete perché sono troppo prolisso, però apro una piccolissima parentesi. Allora, ma voi lo sapete che superati i 55-60 anni, per cui vengono escluse tutte quelle che sono le cause di morte pre-giovanili, quindi dalla morte in culla, la morte per guerre, la morte per epidemie che c'erano in maniera significativa, peste, colera, che le cure non si riuscivano a trovare, eccetera, eccetera, e che la aspettativa di vita, che cosa vuol dire aspettativa di vita? È quel periodo di anni che statisticamente io che ne ho 70 mi posso aspettare di vivere. Quanto potranno vivere quelli che hanno 70 anni? Aspettativa di vita, quindi l'aspettativa di vita, che quanti anni potranno vivere quelli che hanno 60 anni? Tutti quelli che sono arrivati a 60 anni, bene, è identica a quella che c'era nel periodo vittoriano in Inghilterra, studio epidemiologico fantastico, perché ha riportato come l'aspettativa di vita in quel periodo, quindi dai 60 anni in poi, 55 anni in poi, è la stessa che noi abbiamo ora. Questo che cosa vuol dire? Che non è stato fatto dei grossi passi avanti e che si muore per malattie degenerative altrettanto che loro non avevano, e loro morivano tanti come le mosche fino ai 55 anni, ma che adesso si muore per patologie degenerative da 55 anni in poi, e quindi siamo nella stessa barca che i nostri antenati del 1860. Allora, questa volta parso da uno studio di laboratorio, una ipossia, una riduzione dell'1-2% ha causato un triplice aumento del numero di osteoclasti maturi, osteoclasti, riassorbimento osseo, rispetto a quelli che hanno il 20% di O2, di ossigenazione.
ha causato anche un duplice aumento di numeri per lo studente, cioè all'atto pratico hanno aree di riassorbimento 10 volte maggiore, quindi quando abbiamo uno stato ipossico abbiamo la formazione di aree di riassorbimento 10 volte maggiori. Che cosa comporta una ridotta ossigenazione sul rimodellamento osseo? Nell'ossigenazione normale abbiamo un equilibrio, mentre nell'ossigenazione insufficiente abbiamo un incremento degli osteoclasti, quindi delle aree di riassorbimento, e quindi osteopenia e poi osteoporosi. È stato fatto uno studio sul vivo volontari sani. Allora, una riduzione della pressione parziale di ossigeno in volontari sani porta ad un blocco, quindi una riduzione di 2,25 kPa, che è l'indice di misura della pressione parziale di ossigeno, porta ad un blocco della maturazione degli osteoblasti, che si mettono in fase di quiescenza, cioè si addormentano e aspettano notizie. E difatti questo qui è quel disegnino che forse vi ricordate, ho fatto vedere prima, l'unità multicellulare di base, dove si avviene il rimodellamento osseo. Se la PO2 è superiore a 5,37, ma dove 5,37 a livello tissutale, a livello della non del sangue periferico, ma a livello proprio del microambiente che circonda le cellule, io ho una normale attività, un pH che più o meno è stabile, un pH che è nell'area di riassorbimento pari a 5, ma che non si incrementa quando questa PO2 scende al di sotto di 2,25 circa kilopascal a livello microambiente tessutale, e questo pH scende, cioè va verso l'acidificazione, e l'acidificazione attiva maggiormente quelle che sono le sostanze che riassorbono l'osso. Una tra tutte è una sostanza che lisa le proteine, è un enzima proteolitico, che è la catepsina K. Apro una parentesi, qui la chiudo. La catepsina K è un classico esempio di sfortunato tentativo, poi perché le medicine costano tanto, ora ve lo spiego anche. La catepsina K era stato un tentativo di individuare un anticorpo anticatepsina K che si chiamava adenocatib, il quale doveva inibire questo. Poi hanno visto, arrivati nella fase avanzatissima, quindi avevano speso chissà quanti milioni e milioni di dollari per arrivare a questa fase, arrivati nella fase avanzatissima, questa catepsina K ha dato un'incidenza di ictus e di ischemie talmente elevata che l'hanno dovuta bloccare e buttare in un cassetto e dimenticarsi. Però questa catepsina K non c'è bisogno di chissà che cosa perché diventi più attiva, basta acidificare il mezzo nel microambiente nel quale lavorano gli osteoclasti, basta incrementare l'acidificazione di questo microambiente, e incrementando l'acidificazione di questo microambiente la loro attività si incrementa di 10 volte, e quindi abbiamo questo grande sbilanciamento, e giusto appunto questi poveri osteoblasti, giusto un momento, gli sto andando un pochettino a dormire, I'm going to sleep. Bene, però abbiamo anche un altro fattore importante del microambiente. Abbiamo questa prolil 4 idrossilasi, che è fondamentale
che è fondamentale per poter creare quei legami che poi portano all'intorcigliamento del collagene, che ne fanno una struttura così resistente, perché è come una corda. Se voi pigliate un filo e ne prendete e ve ne mettete uno accanto all'altro, hanno una certa resistenza. Se poi voi però questo filo lo attorcigliate, è diventato un cordoncino, pigliate questi cordoncini e li attorcigliate ancora. Qualcuno di voi si è mai fermato a guardare i cavi di una funivia? Bene, i cavi di una funivia sono fatti per successivi intorcigliamenti di questi cavettivi sottili, che sono ma nemmeno di un millimetro, e reggono una funivia, reggono una cabinovia, reggono tutto quanto. Bene, questa prolina idrossilasi dipende dall'idrossilazione di due residui di prolina che scompare quando c'è un incremento dello stress ossidativo, disfunzione mitocondriale, riduzione della pressione parziale di ossigeno microambientale, incremento del pH. Questa povera prolilidrossilasi, che è fondamentale per la creazione di questo collagene, viene bloccata. Questa prolilidrossilasi viene bloccata e io questo collagene non ce l'ho più. Quindi nell'ambiente ipossico io ho questa prolilidrossilasi che da una parte viene bloccata e non mi crea più il collagene, dall'altra parte invece mi viene bloccata e non comporta più il blocco di questa fattore inducibile dall'ipossia, il quale fattore inducibile dall'ipossia, se non viene bloccato dalla sua idrossilazione da parte della prolilidrossilasi, che cosa va a fare? Alla fine va a creare un danno genetico dei geni bersaglio della risposta ipossica. E quindi abbiamo che dalla ipossia, da uno stato ipossico microambientale, abbiamo un danno del DNA. Quindi, come vedete, tutto quanto va documentato fortunatamente in maniera inoppugnabile, anche se non gli frega niente a nessuno, perché, come ha detto bene Giorgio, ci si dimentica di questo problema, per cui la prevenzione con strumenti che possono incrementare l'ossigenazione microambientale. Bene, sì, grazie. Ah, sì, bravo, sì, però come disse una mia paziente, cosa che ancora mi sta così come un cucchiaino andare di traverso, un collega endocrinologo, sì, quelli che danno integratori, detti in maniera dispregiativa, sono alla pari degli stregoni. Perfetto. Tre stregoni hanno vinto il premio Nobel, un quarto l'ha vinto nel 2015. Sono in buona compagnia. Perfetto, andiamo avanti. Questi qui si possono tralasciare, comunque è sempre l'indicazione che questo fattore inducibile dell'ipossia, che poi va a stimolare la presenza degli osteoclasti, viene inattivato in presenza di estrogeni, viene invece continua a rimanere attiva all'interno degli osteoclasti quando gli estrogeni mancano, sempre attraverso un legame con l'eccesso di specie reattive dell'ossigeno. Tant'è vero che un bellissimo lavoro del 2018 indica come gli antiossidanti stimolano
Questo tra l'altro è del Cellfood, scusate, manco mi ricordavo. Ogni tanto, vabbè. Allora, questo qui è un bel lavoro che indica, allora si può fare anche il nome perché è stato fatto nel lavoro pubblicato e censito da PubMed. Il Cellfood stimola l'incremento di questo fattore NRF2 che porta alla disattivazione di questa molecola, che è il fattore inducibile, dalla ipossigenazione, dall'ipossia. Ritorno un attimino indietro ancora per farvi vedere che quando questo fattore inducibile dall'ipossia è, eccolo qua, quando questo fattore inducibile dall'ipossia non viene disattivato, continua su questa strada, si lega al suo eterodimero, cioè dire alla sua molecola uguale ma contraria, come se io mi stringessi la mano e allora le mani diventano forti. Se io faccio così, le mani diventano più forti. Ecco, questo si chiama eterodimero, no? Le due mani messe insieme sono più forti di una mano, spostatemi questa piuttosto che questa. Vi rendete conto? Questo qui scende giù, entra nella vade geni bersagli della risposta ipossica e ti danneggia il DNA. Quindi ritorniamo a questa dimostrazione biochimica. È stata fatta in realtà nelle patologie neurodegenerative, ma come ho fatto vedere prima, non c'è differenza. Tutte le patologie degenerative, e l'osteoporosi è una patologia degenerativa, non è una patologia ortopedica, dico, scordiamocelo, è una patologia degenerativa, tant'è vero che ha tante affinità con, per esempio, l'artrite reumatoide, che è una patologia degenerativa, autoimmune degenerativa, ha tantissime, altissime affinità. Quindi è una patologia degenerativa anche l'osteoporosi, e quindi si può prendere tout court quello che è stato dimostrato e trasferirlo in questo problema. Un altro elemento, gli antiossidanti bloccano questo passaggio alla disfunzione mitocondriale. Per cui, vi ricordate all'inizio ho fatto vedere che quando il mitocondrio non funzionava c'era un accumulo delle specie reattive dell'ossigeno? Bene, se io blocco questo danneggiamento del mitocondrio da parte della ipossia microambientale, io ho meno danni all'interno della cellula a livello del mitocondrio, meno formazione di stress ossidativo, che poi alla fine che cosa comporta? Comporta l'inserimento in questo circolo vizioso che è un danno a livello della cellula. Bene, questa è la dimostrazione dei legami tra il PO2, tra la pressione parziale di ossigeno e il pH, riduzione del pH, cioè dire incremento dell'acidità, viene percepito questo incremento del pH attraverso questi recettori, TRPV1, il nome è difficile, recettori vanilloidi, eccetera, eccetera, che però che cosa comportano? Comportano un blocco della maturazione degli osteoblasti, mentre un incremento della durata di vita della maturazione degli osteoclasti. Questo qui è il disegno che ho fatto per indicare, ma che cosa? Indichiamo soprattutto che cosa? Che tutta questa cascata mi comporta un danno a livello del DNA, che comunque in questo caso
produce la formazione di questa NFAT-C1 che porta a un incremento della maturazione degli osteoclasti, porta a un incremento della vita degli osteoclasti attraverso questo passaggio, mancanza di ossigeno microambientale, acidificazione, entrata all'interno della cellula, attivazione di questo percorso di segnalazione e stimolazione di questo, mentre quest'altro poveraccio, questo RANX2, che è l'elemento fondamentale della differenziazione degli osteoblasti, viene inattivato. E quindi io ho tanti osteoclasti, pochi osteoblasti, poco ossigeno microambientale, acidità microambientale, danno mitocondriale, incremento dello stress ossidativo, è tutto collegato. E alla fine, per i soldoni poveri, io ho l'osteoporosi. Punto. A capo. Andiamo avanti, perché di questo se ne è già parlato. Andiamo a parlare a questo punto del silicio. Perché io voglio parlare del silicio? Perché il silicio, vi tengo ancora pochi minuti e vi lascio, perché il silicio è un elemento praticamente presente in natura. Si può presentare in due forme, organico o inorganico. Il silicio inorganico, tra l'altro una notissima scienziata ha fatto dei test dicendo che il silicio non funzionava, ma ha utilizzato il silicio inorganico. Il silicio organico si trova nelle piante, si trova in forma colloidale, si trova in alcuni integratori, inutile fare i nomi. Ed è fondamentale perché cosa? Perché dopo che è stato abbandonato per anni, l'interesse si è incrementato dal 2005, grosso modo, 2010, ora sempre di più. Ed è importante perché tanti studi hanno dimostrato questo qui. Scusate un attimo. Cos'è successo? Andava tutto bene? Sì, ma il fatto è che sono centinaia di diapositive, per cui... No. Stop share, aspetta un attimo. Stop share, giusto? Sì. Ok, vado, lo sblocco e poi si riparte. Allora, ok. Perché poi ci sono tante domande, allora capito, bisogna... Allora, guardate, salto rapidamente a delle conclusioni che sono molto importanti. Allora, vediamo un po'... Perché hanno, sai, chiedono protocollo magari, eccetera, perché... Elimina, aspetta, arrivo subito, allora... Allora, eccoci qua. Allora, ritorniamo a questo, a bomba, share screen, ok. Allora, il ruolo ha una doppia attività, ha un'attività biochimica e ha un'attività biofisica. Ha un effetto piezoelettrico, per cui attira gli ioni calcio. Ha un'attività biochimica per cui vengono incrementati sempre attraverso questa prolilidrossilasi, perché il silicio stimola la prolilidrossilasi che, come vi ricordate, lo dissi pochi minuti fa, porta dal procollagene al collagene. In soldoni che succede? La somministrazione di silicio è stato dimostrato che incrementa l'attività degli osteoblasti e blocca l'attività degli osteoclasti. Questa è una sintesi dell'azione del silicio. Allora, il silicio organico agisce sul DNA. Questo DNA
agisce, oltre che dal punto di vista piezoelettrico, come ho detto, che quindi stimola la deposizione del calcio, questo stimola la formazione, l'apertura della doppia elica, la formazione di microRNA, l'espressione genica, la formazione di fibre proteiche che poi andranno a formare il procollagene e poi il tropocollagene, stimola la prolidrossilasi, che vi ricordate la prolidrossilasi, quella che se si diminuiva avevamo dei danni a livello ipossico, a livello eccessivo di stress ossidativo? Bene, questa prolidrossilasi a sua volta da una parte mi fa attorcigliare le fibre di collagene che mi diventano robuste, ma senza di queste rimangono un pochettino, è come se io tenessi le mani così che mi vanno via bene, no? Mentre in questa maniera mi vanno via, me le aprite peggio. Quindi questo è il meccanismo. Questo qui hanno dimostrato anche che c'è una inibizione del fattore nucleare FKB, che poi vi ricordate che poi comporta delle alterazioni a livello nucleare per formazione degli osteoclasti, che ho risintetizzato in questa maniera. Allora io ho il silicio che mi entra dentro la cellula, mi blocca da una parte questo sistema di trasmissione del segnale che è legato al tumor necrosis factor alfa e al RAN, cioè ligando. Questo qui mi comporta un blocco del fattore nucleare KB, che è un fattore di trascrizione, che a sua volta mi comporta un blocco della differenziazione degli osteoclasti. Dall'altra parte invece mi sblocca questo elemento qui, per cui ho una riattivazione della differenziazione degli osteoblasti. Questo è il meccanismo attraverso il cui uno dei meccanismi, perché non è il solo uno dei meccanismi attraverso il cui il silicio agisce a livello, questa è quella di prima, soltanto guardata dal punto di vista degli osteoblasti, si può agisce sul discorso del miglioramento dell'osteoporosi. Perché è importante quello che io ho detto all'inizio? All'inizio vi ho detto l'osteoporosi, io la divido, anche se non è una cosa ufficiale, però in osteoporosi ad alto turnover, dove predominano l'eccesso di osteoclasti, perché ce ne sono tanti, a un'osteoporosi da collagenopatia carenziale, dove predomina la mancanza di osteoblasti, quindi con poca formazione di collagene. Bene, questo è importante perché il silicio è fondamentale dove c'è poca formazione di collagene, dove è importante sempre, ma soprattutto nelle forme dove c'è poca formazione di collagene. Concludiamo. È stato dimostrato una grande importanza del silicio per una dimostrazione la positività tra assunzione di silicio e la rigenerazione ossea. Andiamo avanti, che così si conclude. Dove si trova il silicio? Il silicio si trova da tante parti sotto forma di silicio organico, però sotto forma di particelle di silicio rese idrosolubili nella sua forma colloidale per la presenza di code idrofile, alla sua grande maggior attività, perché è maggiormente biodisponibile e quindi una maggior biodisponibilità lo rende maggiormente utilizzabile. Un po' come succede con la vitamina D. La vitamina D che noi assumiamo, il colecalciferolo, è liposolubile, non è biodisponibile. Per diventare biodisponibile deve essere idrossilato una prima volta nel fegato e diventare calcitriolo e poi diventare 1,25 con le calciferolo, cioè dire totalmente idrosolubile, perché se no non serve a niente. Allora, credo che noi abbiamo finito. Sì, rapidamente, qual è il ruolo della nutraceutica e qual è il ruolo dei farmaci di sintesi? Non devono fare a cazzotti,
Io non voglio prendere i cazzotti da chi propugna i farmaci di sintesi, per carità, però non voglio nemmeno darglieli, nel senso che la colonna nutraceutica si risolve tutto. Bisogna vedere le situazioni concrete. Sicuramente con i farmaci di sintesi non si fa prevenzione, cosa che con la nutraceutica, il ruolo della nutraceutica, per tornare al titolo di questa di questo incarico che mi era stato conferito di espletare, il ruolo della nutraceutica è fondamentale, soprattutto nella prevenzione, ma non solo, deve servire anche a supportare quello che i farmaci di sintesi danno. Anche perché, e qui concludo, salto un po' di diapositive, vado subito a questa. Questa qui mi dice l'osteoporosi. Con che cosa la curo l'osteoporosi? La curo con farmaci di sintesi, i SERM, che sono i modulatori selettivi dei recettori estrogenici, con romosozumab, il nuovo che lo posso fare per un anno soltanto, teriparatide e abaloparatide, che sono il Forsteo, tanto per non farci nome ma solo cognomi, che li posso fare solo per 2 anni, con l'adelacatib che è stato bloccato perché fa male, lo stronzo ranelato che è stato bloccato perché ha un'azione che non ben controllata può fare male. Che ci mi rimangono? Gli antiriassorbitivi, che sono i bifosfonati, il denosumab, l'irisina famosa ancora da venire, i campi elettromagnetici pulsati che funzionano, ma con che cosa io posso andare ad integrare? Con i nutraceutici. I nutraceutici fondamentalmente sono tre quelli che mi possono interessare, ma anche altri, però fondamentalmente quelli che mi cambiano il microambiente da un microambiente ipossico a un microambiente ben ossigenato, quelli che mi comportano una riduzione dello stress ossidativo, quelli che mi comportano un'attivazione della via del silicio, chiamiamolo in questa maniera, che mi porta alla creazione di nuovo collagene. Non voglio tralasciare la vitamina C, perché ricordiamoci che la vitamina C è fondamentale anche per la creazione di nuovo collagene, però mi fanno, perché purtroppo il discorso dell'osteoporosi è così complesso e così sfaccettato che io preferisco fermarmi qui dicendo che i nutraceutici sono fondamentali per la prevenzione e importanti per la terapia. E non bisogna fare a cazzotti, non bisogna aver paura delle medicine di sintesi, purché date con oculatezza. E non pigliarli e nemmeno darle. Io mi fermerei qua, Giorgio, e toglierei. Esatto. Grazie.